incontro preliminare organizzato dall'assessorato alla planifica del Comune di Viterbo, con rappresentato dall'assessore Raffaella Sacconi, dal dirigente del settore urbanistico e centro storico, l'architetto Emilio Carboncioni, e questo progetto di rivitalizzazione del centro storico e di valorizzazione è in collaborazione con l'Università della Sapienza di Roma, qui oggi con noi. Infatti abbiamo il direttore del Dipartimento di Architettura e Progetto, Piero Stiglio Rossi, il responsabile scientifico della ricerca, accanto a me, Orazio Carpizzano, e la coordinatrice del gruppo operativo Manuela Raiano. Quindi vengono questo pomeriggio esposte le linee di indirizzo del Master Plan sul centro storico della città di Viterbo. Il Master Plan è un nuovo strumento di governance che, a differenza dei precedenti piani, non riguarda soltanto l'aspetto edilizio, ma tutte le componenti che fanno il tessuto sociale, culturale e commerciale. Inoltre, il Master Plan prevede una condivisione a monte con la cittadinanza, le categorie economiche, le forze sociali e culturali. Mira a riportare il centro storico ad una sua popolarità di eccellenza in un progetto che mette in rete tutti i settori. Quindi è un progetto nuovo e l'assessore per qualificare la parte che possiamo dire più importante della nostra città. Grazie. Ha guardato con maggiore interesse alle
un'espansione piuttosto che a una riqualificazione della città storica, e che ha diciamo privilegiato la politica di portare all'esterno le funzioni commerciali, le funzioni direzionali. Il centro storico, diciamo, si è un pochino spogliato dei servizi maggiori e quindi deve ritrovare tutte queste componenti per poter ridare vita e rinascere. Ma soprattutto, ecco, noi crediamo che abbia bisogno della componente forte della cultura, e quindi il master plan non è altro che lo strumento che, diciamo, mette a sistema tutte le azioni di valorizzazione del centro storico, ma è ancora di più perché è partecipato. Noi siamo qui oggi nella prima riunione alla quale seguiamo molte altre, perché è uno strumento che faremo insieme, istituzioni e private, istituzioni ed enti, la città deve dialogare con il settore economico, con il settore commerciale, con il settore culturale, quindi è un progetto che porteremo avanti insieme, perché soltanto per ristabilire un dialogo forte tra l'istituzione e la città, tra tutti i settori che possono concorrere alla rinascita, io credo che possa contribuire anche a risvegliare quel senso civico che soltanto un legame così intimo e così radicato può veramente promuovere. Allora, io non voglio rubare altro tempo perché ci sono qui i professori della Facoltà di Architettura di Roma che hanno ricevuto l'input che è stato dato da me, dall'architetto, e che meglio di me quindi illustreranno il percorso. Ecco, noi speriamo questo percorso di farlo insieme e aspettiamo sicuramente da voi contributi, critiche, costruttive, perché da oggi iniziamo una sfida per la nostra città storica che ci deve vedere veramente vincitori, e nella quale ciascuno di noi si deve sentire protagonista per il suo ruolo, per la sua competenza e per tutto ciò che lo riguarda. Allora, io adesso parlerei, prima di entrare nel vivo, passerei la parola all'architetto Cannaccio, che è una persona per definirci un pochino nello specifico il progetto. Il rapporto di interlocuzione con
sono cavalieri, da lui hanno ereditato l'intervenzione in maniera diretta nell'esperienza di Roma e di Città di Castello, questa esperienza, diciamo, capacità di lavorare insieme agli enti locali sulla costruzione di prospettive urbanistiche avanzate. Da questo punto di vista, il rapporto del Dipartimento di Ordinatore del Progetto con questa realtà territoriale, la realtà della Buscia, in senso lato, che ormai da consolidato da alcuni anni, perché il Dipartimento di Ordinatore del Progetto e l'Università della Buscia hanno dei programmi di formazione comune, siamo da molti anni co-titolari di un dottorato di ricerca sulla qualità dell'ambiente. Colleghi agronomi forestali della Buscia portano un contributo decisivo quanto di loro competenza disciplinare. Infatti, non a caso, il professor Giuseppe fa parte del comitato scientifico in questo lavoro che ci apprestiamo a fare. Dall'altra, proprio dall'anno scorso, abbiamo dato vita a un corso di laurea interateneo della Buscia che ha il suo focus Architettura del paesaggio e che è partito lo scorso anno, cioè l'anno accademico che stiamo in questo momento vivendo, con il primo anno e in parte anche il secondo, devo dire, di un corso di laurea che ha sede all'Università di Buscia, un corso di laurea triennale, ma al quale, essendo un corso di carattere il nostro dipartimento, che raggruppa tutti i docenti del direttore del paesaggio e della sapienza, sostanzialmente, offre il suo contributo disciplinare. Questa collaborazione proseguirà nei prossimi anni con una laurea magistrale, addirittura del paesaggio, e quindi il nostro rapporto, ripeto, non solo con la città di Viterbo, ma con l'Università della Buscia, ha ormai consolidato una comune tradizione, quindi spero che questa sia l'occasione per rafforzare questo rapporto che, ripeto, funziona molto bene ormai da molti anni. C'è una questione che, proprio perché l'assessore ha introdotto il significato avanzato del master plan, che non è tecnicamente uno strumento urbanistico, poi immagino di questo l'architetto Carboccioni darà i lineamenti, proprio perché il master plan è uno strumento di indirizzo e che definisce obiettivi economici, sociali, condivisi, che la comunità insediata fa proprio e che quindi definisce come obiettivi di medio termine, perfino in maniera strategica e generale, e poi adattivamente dovranno tenere conto delle diverse realtà con le quali ci si misura nello svolgersi negli anni futuri e durante il tempo. Ecco, qui c'è una questione che mi piace sottolineare. Ecco, un'amministrazione comunale che si appresta ad affrontare un programma che definire ambizioso, giustamente ambizioso, mi sembra giusto e opportuno, ecco, il raccontare nella nostra esperienza una questione che a noi sembra centrale, e cioè la contemporanea gestione e formazione dei tecnici che dovranno gestire il piano stesso, proprio perché non è un piano in senso urbanistico per cui indica dei vincoli e indica delle norme che si applicano in maniera più o meno automatica, ma proprio perché un master plan definisce delle linee di indirizzo, dei criteri, delle strategie che vanno interpretati, applicati, ridefiniti qualche volta se necessario. Ecco, nel momento in cui il master plan si vale, quindi l'amministrazione comunale lo fa proprio con gli strumenti che sono proprio gli amministrativi, ecco, in quel momento è necessario prendersene cura. Ecco, io uso questa parola, la parola curare lo strumento, perché è proprio necessario seguirlo, aggiornarlo, applicarlo, usare il feedback di applicazioni che possono anche ricordare delle necessità di piccole correzioni. E fare questo è un elemento di complessità. Ecco, quindi
Dipartimento viene da un'esperienza dello stesso segno con l'amministrazione comunale di Roma, con le amministrazioni precedenti, proprio perché ha offerto il suo contributo a uno strumento gestionale del piano di lavoro di Roma, che è approvato nel 2008, che si chiama Carta per la qualità dell'architettura contemporanea di Roma, in cui il gap tra l'ambizione dello strumento e la contemporanea preparazione, formazione e condivisione della struttura tecnica che deve prendere in carico, ripeto, prendersi in cura, ecco, a Roma è stato evidente come questo gap non sia stato in maniera sufficientemente avvenuta colmato. Ecco, quindi nel ringraziarvi, e poi sorrido un pochino nel concludere, perché io ho cominciato a studiare di San Pellegrino di Viterbo nel 1969, lo ricordavo prima da studente, proprio perché, quindi l'ho frequentato la città per un certo periodo, ma molto intensamente per studiare uno dei luoghi più interessanti della nostra realtà regionale, il quartiere di San Pellegrino. Quindi tornare qui a distanza di tanto tempo, piccolo così, elemento personale di interesse. Ecco, però l'auspicio è davvero che si riesca insieme all'amministrazione a portare avanti contemporaneamente questo asset strategico, e immagino che la gran parte dei presenti così numerosi sia interessata ad offrire il suo contributo per questo asset strategico di interessi e portatori, e che nello stesso tempo, la struttura dell'amministrazione si doti della necessaria strumentazione per rendersene cura. Dare uno strumento di questo genere è uno degli obiettivi più significativi che si possano assumere in un momento come questo. L'avventura comincia. Poi, grazie a tutti, e penso di dire comunque preoccupazioni. Il problema del patrimonio è un problema che tutti abbiamo.
ereditiamo, abbiamo un problema che abbiamo anche nelle nostre case. Quando ereditiamo qualcosa che ci viene consegnato da qualcuno, che ha avuto già una sua storia, e noi abbiamo quasi il timore di doverlo usare o di continuarlo a usare, questo fa sì che molta parte di questo patrimonio viene congelato, non viene più usato, non si tira più fuori dalla tovaglia ricamata, perché la tovaglia ricamata poi qualcuno la deve lavare e la deve mettere al posto. E magari si preferisce lasciarla nella cassa, diciamo così, a farla marcire via. E quello non è un modo per onorare quello che ci viene lasciato. Noi abbiamo il diritto e anche il dovere di tirare fuori quello che ci hanno lasciato gli altri e migliorarlo se ci riusciamo. Perché se no siamo destinati a restare fermi, a fare passi indietro e non fare passi avanti. E soprattutto a non valorizzare quello che abbiamo. Per questo io parlo del futuro assieme al patrimonio, perché il patrimonio che guardiamo lo dobbiamo rilanciare, dobbiamo rimetterlo in campo, perché ha la forza e l'energia di poter seguire il passo della storia. Non si fa onore alla storia se si continua a tenerla segregata e chiusa e magari cancellata, nel senso anche dietro un cancello. Si fa onore alla storia se la storia diventa parte integrante della nostra vita. È il modo più onesto e più bello che c'è di ricordare le cose. Per ricordare le cose bene bisogna viverle. Questa è la precisazione, diciamo, che sta a monte di questo discorso. L'altra questione è che il processo di valorizzazione di un sistema complesso come quello di una città antica impone certo la conoscenza. La conoscenza è necessaria, ma non per interdire, la conoscenza per vincolare, per bloccare ogni processo di sviluppo. È necessaria invece per valorizzare. Allora i caratteri, i principi formativi, quelli che chiamiamo principi formativi, le leggi di trasformazione che hanno regolato la città complessa e stratificata come quella di Viterbo, devono aiutare sulla strada da intraprendere, sulle scelte, sulle azioni da compiere, sulle strumentazioni operative da richiamare, sulla qualità delle risorse da investire, ma anche sui diversi soggetti da coinvolgere. In questo senso quello che ha detto Piero Silvio Rossi mi trovo perfettamente d'accordo. La tradizione dei laboratori urbanistici, o mettiamola così, la tradizione di questo sposalizio che è avvenuto in momenti molto felici della nostra civiltà tra istituzioni politiche e cultura della città è diventata felice quando questo matrimonio è stato intenso e breve, dopodiché quando questo matrimonio si scioglie, il comune, l'amministrazione comunale deve trovare nella città gli elementi attivi che si prendono cura di quello che è un laboratorio urbanistico o un master professore di civiltà smuove, che serve, come dire, da un inerito per cercare di scuotere quale altro qualcuno che serve. In sintesi, noi pensiamo che il superamento, quindi ormai acclarato, di una fase di vincolo verso un orizzonte trasformativo, perché questo impone il mantenimento di un patrimonio, poterlo usare. E deve essere garantito da un pensiero che sappia evidenziare quegli spaccati su cui costruire nuove strategie di intervento. Il centro della periferia, anche qui, è un'idea ormai superata, e anche dai più recenti studi urbani. Le due realtà devono essere considerate luoghi di un solo corpo urbano. Si guarda il centro, si studia il centro per guardare la periferia.
si guarda la periferia e si studia la periferia per portare il centro. Non si possono separare le due cose. Questo è stato un grande danno, quello di aver separato le due cose. E noi sappiamo che questo danno ha ricevuto anche delle espressioni da parte dei cittadini che hanno abbandonato i centri storici, o delle risposte, che sono nate su questo principio, il fatto che lì non si poteva toccare nulla, oppure che lì non si poteva entrare, oppure che lì non si poteva ricevere lo stesso livello di comfort che si riceveva altrove. Di che cosa ci lamentiamo quando noi sappiamo benissimo perché le cose vengono abbandonate? Se il cittadino ha il diritto di vivere in una dimensione di comfort, questo lo fa anche se è costretto ad allontanarsi dalla bellezza. Ecco, noi dobbiamo impedire che la bellezza sia il contraltare della comodità. E dobbiamo imparare alle generazioni che verranno, a lavare le tovaglie di cui dicevo prima. Perché è bello poter mangiare una tovaglia ricamata dalla nonna, però sappiamo che poi per poterla usare ce ne dobbiamo prendere cura e la dobbiamo rammentare, come dice il grande Renzo Piano, la dobbiamo rammentare come serve. Ora, adesso entrando diciamo più nel merito delle questioni, volevo dire una cosa due parole come dire sull'idea di master plan, che naturalmente noi cominceremo subito a mettere in campo. C'è bisogno innanzitutto di chiarire che non si può scegliere tra trasformazioni radicali o congelamento dello status quo. Al contrario, la reinterpretazione del passato e la produzione di nuovi valori sono la migliore garanzia per quello che noi chiamiamo tutela attiva dei nostri beni. E questa tutela attiva deve interpretare la conservazione, c'è bisogno di interpretare la conservazione non solo come una questione archeologica, culturale, ma soprattutto come paesaggio, come ambiente nel quale l'uomo continua a vivere e a produrre. In quest'ottica il master plan sarà un documento che dovrà indirizzare pratiche e scelte progettuali per rilanciare che cosa? Innanzitutto i valori urbani nel circuito, come dire, delle trasformazioni e dello sviluppo che oggi noi sappiamo deve essere compatibile e sostenibile. Queste sono due parole chiave. Deve essere compatibile con quelle che non si può tirare la corda oltre un certo limite, perché poi si spezza, ovviamente. Non si può pensare che io qui, in questa sala, per poterla riscaldare adeguatamente, devo mettere due fan coil, due pompe di calore e risolvere il problema. No, ho bisogno di prendermi cura di questo spazio, e per questo spazio c'è bisogno di un progetto speciale, che magari porterà alla soluzione del riscaldamento, ma devo trovare il modo. Il modo che trovo è la compatibilità. L'altra questione invece è quello che devo trovare, che quel sistema che adotto sia sostenibile. Cioè che io mi faccio la villa con la piscina, ma poi devo sapere che non bastano solo i soldi per comprarla, ma la devo mantenere. E mantenere, diciamo, qualcosa significa impegnarsi tutti insieme ad accettare che avrà un costo e che questo costo naturalmente deve ricadere e deve entrare nel rapporto con il beneficio di cui viene ricavo, perché questo è fondamentale, se no le cose non si tengono. Quindi
dobbiamo sviluppare, come dire, un progetto, e abbiamo una grande ricchezza di studi e di ricerche a cui riferirci. Tante riflessioni del tempo si sono depositate sulle speranze dei interpresi, studiosi eminenti hanno fatto parte di questa, di questo clima, diciamo, culturale. Peraltro gli interpresi mi sembrano abbastanza consapevoli e orgogliosi delle proprie ricchezza, del loro patrimonio artistico, culturale, architettonico e ambientale. La città ha inoltre espresso nel tempo molti, dicevo, autorevoli studiosi, autori di quali hanno da subito deciso di essere da interlocutore di questa ricerca, e noi li ringraziamo, di far parte del comitato scientifico che proprio questo lo stiamo costruendo. Guardate, la costituzione del comitato scientifico nasce dall'esigenza non di avere dei garanti che ci mettono la mano sulle spalle, e noi siamo così, siamo contenti. Quindi non ha un carattere esortativo. Lo dico anche per quelli che hanno già deciso di partecipare. Tutt'altro, la costituzione del comitato scientifico nasce dall'esigenza di avere un gruppo che possa dedicare il suo pensiero alla città e possa aiutarci a pensare all'integrazione tra i livelli istituzionali, all'elaborazione dei propedeutici, dei documenti della produzione del nostro progetto di lavoro. Quindi è un organo che potrà aiutare a promuovere il lavoro del laboratorio, potrà affiancare sul piano tecnico, sul piano scientifico, le diverse attività di elaborazione, fare sistema per coordinare le attività progettuali con le attese dei cittadini e le attese delle imprese, pensando, come dire, con qualità al cambiamento. Quindi dobbiamo sviluppare una sintesi, a partire, come dire, dalla individuazione di alcuni ambiti tematici per noi imprescindibili, cui se ne potranno aggiungere altri. E poi la cosa che pensiamo è quella di fornire delle ipotesi che non possono eludere il problema del progetto. Questo lo dico proprio subito a chiarimento. E non si può fare un master plan se il master plan non viene a toccare problemi che possono essere misurati, e sottolineo la parola misurati, dal progetto. Il progetto è quello che serve da cambia per stabilire se ci sono i termini della compatibilità e della sostenibilità. Progetto significa questo, significa prefigurare, cioè guardare prima degli altri per non fare danni, non solo per poter allargare la visione della città verso nuovi orizzonti e mondi lontanissimi, ma soprattutto per misurare quali sono i problemi e quali sono le possibilità che un progetto che viene messo in campo dà, conferisce in termini di utilitas, di benustas alla città. Questo è importante. Allora, il progetto, i progetti che noi faremo sul centro storico, perché saranno tanti, e raccogli si raccoglieranno attorno a questi temi, cui magari poi Manuela dirà più nello specifico, ma sono temi che noi abbiamo individuato, ma quelli che vedete scoprire attraverso queste slide, sono dei progetti che vengono mandati come cavie ad immolarsi per poterci restituire a noi il senso delle cose che dobbiamo mettere in campo nei termini in cui dicevo prima. Concludo, allora voi avete visto, diciamo, un tema che noi abbiamo cercato di lanciare, sicuramente il tema che è legato alle tradizioni interpresi, ai miti interpresi. È un tema un po' sommerso, secondo noi, e di rilevanza importante, perché questa è una città che ha una mappa, che continua la mappa nell'immaginario immateriale della cultura, che purtroppo è solo traccia, però lo dobbiamo fare emergere di più, perché è portatrice di grandi risorse, anche economiche, e queste non si disdegnano mai.
L'altra questione, ne cito alcune, naturalmente, la città della cristianità, ma c'è anche il paesaggio delle mura all'interno, che è un paesaggio che dobbiamo dire oggi, non gode di una grande, di grandi soluzioni dal punto di vista del paesaggio dell'ambiente. E siccome l'interfaccia di ciò che sta dentro e ciò che sta fuori, e il muro è un elemento che divide, ma al contempo unisce due realtà, noi lo dobbiamo guardare come qualcosa da poter esplorare da tutti e due i punti di vista, da dentro verso fuori e da fuori verso dentro. Questa è una definizione che solo il progetto può esplorare. E poi c'è il problema dell'abitare oggi nel centro città, nella città storica. Cioè, la città delle case, che fine sta facendo la città delle case all'interno? E questo processo, questa emorragia continua di abbandono, di negozi che chiudono, di questo luogo che sta diventando sempre più privo della sua sostanza, della sua infamità che poi è la vita, perché queste erano città, le città da sempre sono state il luogo del fermento e dello scambio, in cui però le persone che ci vivono possono sentirsi in maniera molto radicata, come dire, consustanziale le pietre che toccano ogni giorno. Questo elemento è un elemento importante. Bisogna premere anche sull'altro versante, che è quello dell'istruzione, della formazione, ma quello del terziario, del commercio, dell'incentivo, ma anche su quella che è l'agroalimentare, l'agricoltura, la produzione artigianale. Naturalmente queste cose vanno viste secondo le attese della contemporaneità e non secondo l'idea della costruzione di un nuovo vernacolo. Quindi, come vedete, i temi sono tanti, l'ambizione è forte, noi speriamo di portare un po' di energia, ce la metteremo tutta, e una cosa devo dire, oltre questo lavoro che imbastiremo, abbiamo pensato di organizzare un grande workshop internazionale con la presenza di alcune università straniere, alcune delle quali sono molto interessate alla città di Viterbo, per portare una 20, 25, forse anche 30 dottori di ricerca per studiare la città e promuovere alcuni progetti. Questi progetti che servono come elementi di misurazione di idee, quindi non vanno presi come esercizio sulla figura e basta, ma un esercizio proprio esplorativo nel corpo vivo della città, potrebbero essere poi il risultato di una mostra e ovviamente anche di un grande colloquio con la cittadinanza. E noi pensiamo che il progetto debba essere condiviso, il progetto deve nascere, deve essere condiviso, però è anche vero che poi ognuno si deve pigliare le sue responsabilità. Guai a pensare che l'ospedale la costruisca un medico, che la chiesa la faccia un prete. Il prete deve dire che esiste il Concilio Vaticano II, che io ormai, come dire, l'altare non ha contrapposto l'assemblea, però è l'architetto che dovrebbe prendere la vita in mano. Quindi costruzione insieme, ma affidando anche all'apparato tecnico, che pare che qui a Viterbo avete anche tanti giovani, tra l'altro molti di questi li vedo qui, vengono fuori anche dalla mia piccola scuola romana, e bisogna mettere in circuito queste dirigenze, questa vita, queste competenze. E davvero mi pare di poter dire, diciamo, che il Dipartimento è, dice il mio direttore, ma è una responsabilità che mi assumo in prima persona. Il Dipartimento di Architettura e Progetto, come lui ha ricordato, ha una tradizione di contatto proprio forte con la Civitas, con l'URSS, e in questi contatti ha sempre manifestato una grande generosità, e noi metteremo in campo le migliori energie
e ci aspettiamo che dalla cittadinanza, dal sindaco, dalla sua amministrazione ci sia una risposta positiva, perché noi ci possiamo sentire meno stranieri e più partecipi della vostra comunità, e voi possiate avere con noi un'interlocuzione alla pari. Grazie.
di terziarizzarsi, ma di musealizzarsi purtroppo. Vediamo però invece gli atti della densità che abbiamo comparato. Dal punto di vista della densità, se ancora Milenco tiene rispetto per esempio a Orvieto, però per esempio anche qui la densità del centro storico essenzialmente è il 25% più bassa di Siena. Quindi allora è chiaro che il dato della densità meno bassa non è di per sé un disvalore, però è chiaro pure è un indicatore, perché è chiaro pure che poi un dato meno basso rischia nel tempo di trasformarsi in un indice di bassa vitalità dell'ambiente urbano, che si porta dietro quei discorsi che facevamo prima sul commercio e quindi insomma è chiaro che c'è un discorso innanzitutto fondamentale legato alla residenzialità di questa città, di questo centro storico. Vanno incentivate probabilmente nuove forme, cosa che noi cercheremo di capire insomma attraverso il nostro lavoro, varie forme che hanno a che fare con residenza di qualità probabilmente, che possono essere legate ai giovani, legate all'abitare temporale, ma anche legate a quelle fasce non sociali, diciamo, non si tratta di centro, si tratta di come dire, più fasce di media alta cultura che invece ambiscono ad abitare nel centro storico e che di fatto non accedono a questo mercato, quindi non fanno partire quello che noi architetti definiamo con una brutta parola il processo di gentrificazione urbana. Perché? Perché tutti i processi di riqualificazione edilizia, come diceva da Pezzano, a margine, che li sostengono per rendere confortevole l'abitare nel centro storico, di fatto non vengono avviati. Oltre a questo genere di analisi, che quindi ci danno già un primo indicatore, altre analisi che abbiamo condotto sono sicuramente già comparse, invece sono di tipo morfologico. Cioè abbiamo comparato la struttura della sezione del profilo della città e in questo senso si deve dire che il tempo costituisce quasi effettivamente questa volta un caso non solo esemplare, quasi eccezionale nell'ambito delle città dell'Italia centrale e generato medievale, nel senso che a differenza delle altre città medievali generali, il cui centro storico di fatto è in posizione nominale rispetto all'estensione, Viterbo ha una condizione singolarissima. Il centro storico di Viterbo è posto in una quota altimetrica, diciamo intermedia, nel senso che è leggermente più alto, non la sezione di direzione ovest, è leggermente più alto rispetto alla direttrice ovest, ma notevolmente più basso rispetto alla direzione dell'espansione della città a est, quella che è punta verso il quartiere Cappuccini, verso i Monti Cimini, verso il vulcano Parmesano, insomma, per intenderci. Ora, quali che siano le cause di questa conformazione, diciamo, noi oggi, appunto, nella contemporaneità, come progettisti che cominciano ad osservare questo territorio, cosa ci interessa notare? Ci interessa notare questa condizione che determina un centro storico dal quale di fatto non si vede il territorio, se non nel punto in cui c'è lo spazio della valle intorno. E quindi determina anche il perimetro delle mura dal quale non si traguarda il paesaggio, cosa che è una condizione strana, no? Nella città, nell'Italia centrale. Questa condizione che potrebbe sembrare un disvalore, di fatto se noi la leggiamo e la vediamo in un altro senso, potrebbe invece diventare un valore che progettualmente possiamo mettere a servizio di una nuova idea di centro storico, nel senso che può anche essere visto questa posizione altimetrica come una opportunità, dove questa condizione di catino potrebbe far funzionare il centro come una sorta di vaso spaziale, come una sorta di camera protetta, che è in grado di raccogliere la città tutta, la figura della confluenza, insomma, laddove il fiume incontra i suoi emissari. Oltre all'analisi comparativa, qua siamo già sulle schermate che vi fanno illustrare i temi in realtà, però avrete visto, credo, scorrere anche delle immagini che rappresentano delle restituzioni delle fasi storiche della formazione della città di Viterbo. In realtà io su questo non vi aggiungo parole, perché in realtà rimando alla fonte, la conoscete tutti, il piccolo libretto di Viterbo e Martiere qui da Viterbo. Diciamo, stiamo solo cercando di accompagnare queste ricostruzioni a una sorta di testo parallelo che passa per l'accumulazione di fonti iconografiche, diciamo, che illustrino le state vedendo qua a fianco. Forse solo una parola sul fatto che Viterbo nelle sue fasi di formazione manca di una vera e propria fase di visione urbana ottocentesca. L'Ottocento non è che non lascia segni a Viterbo, lascia pochi segni a livello edilizio, l'espansione della donna, la roba, la costruzione della rete e soprattutto porta alla fermina.
Milano, insomma, in qualche modo determina ordine all'espansione della città. E questo può spiegare perché poi quando effettivamente l'espansione del Novecento comincia, avviene per gruppi abbastanza isolati che si vanno poi saldando in modo, diciamo, nel corso del tempo, portando che cosa? Quella corona che va sull'est al nord-ovest, che oggi conosciamo, e lascia di fatto invece stare proprio il quadrante ovest della città, che rimane in una strana condizione, insomma, sbilanciata. Una sorta di paratassi improvvisata. Di paratassi improvvisata che lascia questo centro storico, diciamo, con le spalle coperte a metà, mentre dall'altro lato apre questo paesaggio. E anche qui, in realtà, nella sintetica rappresentazione che forse avete notato, cioè quella delle forme della città di Viterbo, avete visto che noi abbiamo rappresentato varie forme della città, non solo i suoi quartieri, ma anche questo bruno verde, questa specie di mano aperta che entra nella città attraverso la valle di Maulla. E questa sintetica rappresentazione... Maulla, sì, allora, poi non di valle di Maulla. In questa sintetica rappresentazione che noi quindi abbiamo presentato, a nostro avviso c'è una specie di chiave di volta che rappresenta come è possibile di approcciare il rapporto fra Viterbo e il suo territorio. Immaginare che questo proprio movimento dinamico del paesaggio attraverso la valle Faulda in realtà possa diventare questo il ruolo di quella luce. Luogo di quella confluenza, di quelle connessioni di cui prima parlavamo a proposito del rapporto tra il tempo e il territorio. E poi adesso vado a concludere, guardare dentro da fuori e viceversa. Concludo sui temi che state vedendo qua, in realtà li enumerati già, pensavo che non mi rimetto. Una sola cosa voglio dire, cosa intendiamo con la parola temi? Come gruppo operativo, intendiamo di fatto le tante possibili declinazioni dell'identità di Viterbo centro storico nella contemporaneità. In questo senso quindi noi le consideriamo fondamentali per partire con lo studio e con le proposte. Ora, le analisi che state vedendo alle mie spalle, queste analisi tematiche sono ovviamente nelle loro fasi iniziali e non possono essere nelle fasi iniziali perché ci mancano ancora tanti troppi dati per alcune parti non le abbiamo neanche presentate, soprattutto appunto siccome il comitato scientifico non è ancora definito, manca il loro rapporto, quindi insomma prendete veramente come un work in progress. Però nonostante quel loro stato embrionale ci tenevamo a farvi vedere perché questo genere di analisi per me è fondamentale perché mostra due cose dei temi, cioè mostra il dove e il come. E intendendo qui con il come, la specifica forma umana con il tema prende nell'ambito del centro storico di Viterbo. Cioè, intendiamo mostrare attraverso queste slide, per esempio, se il tema, poniamo la cristianità, Viterbo tramite tradizione, è un tema di natura multiforme, oppure un tema che stabilisce dei percorsi, dà delle identità attraverso dei percorsi, o se è un tema diretto, oppure se è reale. Intendiamo mostrare attraverso queste immagini se è concentrato un luogo del centro storico, significando quel luogo, oppure se è diffuso, se è posto in posizione centrale, se è posto in posizione periferica, se è per esempio un tema sottodimensionato, quindi forse in questo momento meno spendibile come identità, o viceversa, anche se sovradimensionato, rischiamo quasi di mangiarsi come identità le possibili altre identità del centro. E quindi queste alla fine delineeranno queste prime mappe che oggi vedete, chiamiamole delle vere e proprie mappe di senso, di significato del centro storico della città di Viterbo, che noi continuiamo a far reggere le une sulle altre, e saranno veramente questi vetrini quelli che ci condurranno poi alle prime elaborazioni relative alle linee guida del master, che saranno oggetto sicuramente dei nostri prossimi incontri. Un'ultima parola anche io su questo concetto, mi sento di ribadirlo, fondamentale effettivamente considerare questo studio che stiamo facendo come un gancio che noi in realtà rivolgiamo alla città, a tutto il suo territorio. Non intendiamo relegare il centro storico di Viterbo che ha solo un altro peraltro già poi di gioiellino per turisti, ecco, ma intendiamo affiancare questa imprescindibile
associazioni docenti quanto della provincia. Insomma, della nostra città,
interessante è quella di aver capito che questo master plan è una sorta di proposta, di attualizzazione di quello che è il ruolo della nostra città, soprattutto del futuro. Lei ha detto che non deve essere una città vernacolare, una città che guarda la nostalgia al suo passato, quello che è il mio, che si può assentare nell'altro motivo, importante, però anche in base a quello che mi ha spiegato l'assessore Saragoni e la figura Roccioli, ho capito che insomma è un progetto che vuole mirare a rendere dinamica la nostra città, svegliare un po', interpretando anche un po' del passato, svegliando un po' interessi, non solo operativi ovviamente, e dare dei livelli poco fa, diciamo detto, che riguarda appunto il numero di abitanti all'interno di tutto il corpo solare che già conosciamo e che comunque stanno a rappresentare una serie di difficoltà. Parte studiata del centro storico, magari famiglie con bambini, insomma, con ottimi problemi di mobilità, ovviamente il centro storico deve avere, e quindi mi rendo conto che alcune difficoltà possono in certo qual modo essere superate con anche dei ruoli diversi che dobbiamo dare alla città, soprattutto a seguito di quello che è successo negli anni forse 80, 90, dove abbiamo per l'amministrazione di allora a pensare. All'esterno di svuotare un po' questi contenitori anche di pubblica proprietà che sono questi luoghi che quindi oggi in qualche modo ci stiamo attivando, anzi abbiamo diversi progetti in atto proprio per ripristinare destinazioni di uso diverse rispetto al passato, ma comunque destinazioni di uso che devono in qualche modo dare una funzionalità a ciò che sta facendo. Piace molto questa idea di ricollegare la nostra città al paesaggio, anche con le circostanze. Lo dico ovviamente senza critica per chi c'è stato prima di me, ma la Valle d'Aosta, era cioè un pezzo di campagna mantenuta tale, però per motivi diversi rispetto a quelli attuali, sostanzialmente era un approvvigionamento che si stiva alla città, in difficoltà. E questa valle era il territorio agrario, proprio l'agricoltura che entrava in città. Ovviamente, anche dalla dopoguerra, la prima donna, insomma, si stava parlando di distinzione, quindi bene o male è un qualche cosa che diventa più verde attrezzato piuttosto che verde agrario, no? Forse è una città che arriva in una dimensione di scala, quella che è la sua dimensione naturale, quindi percentuale. Credo che ci siano poche città che abbiano uno spazio così grande da portare a tutta la dimensione della città di Torino. Però siccome io mi guardo con nostalgia, ma con futuro, credo che tutto quello che noi abbiamo in qualche modo deve essere messo a sistema e deve anche svegliare tante iniziative, sia per offrire lavoro ai professionisti, universitaria, posso forse lavorare meglio anche con un input sistemico, dove in sostanza si deve così avere una traccia di quello che sono gli intendimenti magari all'interno del privato, che il professionista poi in qualche modo ordinare in modo migliore, sia anche perché questa città, al di là di tutto, si sta aprendo in maniera molto coraggiosa e di non è più una città, ancora è più una città, però non più uno le menti che vuole affrontare le scommesse, le sfide. Questa è una città, ci tengo a dirlo, non so se qualcuno l'ha detto prima di me, che nel 2015, quindi l'anno scorso, rispetto alla storica del 2014, 2010, 2010, più di lì, ha registrato quasi tre volte il numero di turisti che hanno venuto in questa città. Noi abbiamo applicato la tassa del soggiorno nel 2015 e abbiamo riscontrato quasi 200.000 presenze che hanno soggiornato in tempo, che hanno venuto, che hanno pagato la tassa sul giorno, sono dati reali, poi questi sono i dati che non si dice in bianco, è una cosa che non conosco, però sono dati significativi.
rispetto ai dati storici che erano presentati dalla presenza. Quindi allora io credo che coloro che hanno aperto attività recettive, molti giovani, sia a livello di brand, sia anche a livello di alberi, sono di strutture recettive, io credo che hanno avuto un buon intendimento nello strumento che questa città può veramente offrire qualcosa di autentico e di originale, ancora autentico. Questo secondo me è un aspetto che noi dobbiamo mantenere nella massima considerazione, cioè qui non è ancora arrivato il turismo di massa e mi auguro che non arrivi, come ha detto giustamente lei, che non deve essere città turistica, o meglio, non può essere città solo turistica, però la caratteristica di questo territorio, la luce, la figura della città di Viterbo, è che ha una sua autenticità, ovviamente. Abbiamo il Pellegrino lesionato, è deteriorato da tempo, la rotaia che perde acqua, il muschio sul muro, affinché c'è anche questo aspetto un po' decadente, che può essere anche suggestivo, perché è un po' bisogna contenerlo e bisogna evitare che prenda solo il prezzo. Però anche questo fa parte della autenticità, cioè andare in un posto della Toscana dove si vede la rosa all'inizio del filare della vigna è bello, ma non è autentico, lo dico dalla mia toscanità, perché sono legge della Toscana, io vi posso raccontare una cosa che è capitata solo in una trovata di chiari, un bellissimo territorio, sono di San Donato, e c'erano tutte queste bellissime vigne dove ci misero fare tutto, tutte queste rose, lungo la via. A un certo punto questa persona che mi accompagnava, che rappresentava la credibilità di una città tedesca di Pira, che aveva portato un bellissimo paesaggio. In questo paesaggio c'era, a un certo punto, tutti questi vini perfetti, c'era un rettangolo, due ettari, e c'era un vigneto un po' abbandonato così. Ho chiesto come mai quel vigneto era abbandonato. Questa signora che mi accompagnava, l'ingegnere, dice quello è un vigneto di un vigneto di una persona che sta qui, quello che è stato allora, se l'autenticità, avere tutte le cose un po' a livello di sette cinematografico, sinceramente lo dico così, però forse prendo pure qualche applicazione della macchina viterbese, credo che non sia, diciamo, l'obiettivo di questa città. Allora, io credo che bisogna attualizzare, credo che bisogna guardare avanti, reinterpretando appunto anche questi valori, ovviamente in termini moderni, di cui noi siamo fondatori e di cui la città è espressione. Però dobbiamo andare avanti sapendo che la nostra autenticità è un pezzo della forza di questa comunità. Essere autentici, essere originali, significa non tradire coloro che vengono da questa città e vogliono scoprire, come vedete, un paesaggio che non è stato ancora, diciamo, massacrato con un altro dell'altro, che ha anche questo la sua autenticità. E quindi credo che questo master plan possa veramente tanti professionisti, soprattutto tanti imprenditori. E qui sono d'accordo che bisogna guardare un'accezione a ciò che questo mercato, che l'interprese, non solo l'interprese, può offrire in termini di valorizzazione di questo patrimonio che abbiamo nella città e di queste destinazioni che possono essere accolte nella città, che possono essere trasformate. Ecco, io credo che questo patrimonio, quello di comunità, di imprese, che nonostante tutto, quando vogliono le imprese, anche qui possono essere molto propositive, aiutate da professionisti e ovviamente su un'applicazione che può venire dall'università, che lo conosco noi. Credo che possiamo fare queste cose, possiamo veramente riuscire un interesse su tutta la città e su questo territorio, la luce in modo particolare, dove indubbiamente questa apertura verso la conoscenza, verso la cultura, insomma, stare in una sala e potete capire quanta storia, quante culture passate in questa città. Ecco, io penso che si possa fare tanto di positivo se riusciamo a stare con la nostra mentalità aperta, come è stata nel passato, e è stata una mentalità molto inclusiva, molto attenta, diciamo assorbito ciò che di meglio poteva arrivare e che può essere ancora oggi, secondo me, trasportabile per le future generazioni, soprattutto per quelli che vogliono vedere ancora la città di Viterbo. Grazie.
tutti, sono un cittadino interpese, mi chiamo Renato Pinoselli e approfitto di questo nutrito, diciamo, uditorio e delle persone competenti per esternare e condividere con tutti un concetto. Faccio una premessa, io sono orgogliosamente residente nel centro storico del Torremusa da oltre 40 anni. A dire la verità ci sono anche nato. Evidentemente, pur essendo cittadino del mondo, nel 1950 la città veniva depositata a Piano Scarano, quindi un quartiere di epoca medievale. E ci sono ritornato da grande nel senso che ho avuto 10 anni di esperienza fuori di mura con i miei genitori, in un bel quartiere nobile di quel tempo, però per una questione di scelta di vita sono rientrato. Volevo dire ai miei concittadini di vedere la città con occhi diversi e godersela a piedi come faccio io, nel senso che noi dobbiamo imparare a riconoscere il vedere dal guardare. Io ogni giorno camminando vedo in qualche cosa che mi sembra nuovo. E contrariamente ad altre città, adesso che forse ho un po' più tempo per guardare e non vedere, vedo camminando il trascorrere del tempo. E questo lo dico perché nel mio libro conosco Siena, conosco Oviedo, Perugia, eccetera, eccetera. La particolarità della nostra città è che facendo un trekking urbano di 4-5 km, non di più, uno vede il trascorrere dei secoli, il tempo, le mode, perché basta partire da fuori di Luna e vediamo le prime, diciamo così, toppe o capanne dove gli abitanti prima dell'anno 1000 erano residenti. Poi vediamo il periodo monaco, poi vediamo il periodo del 1000, del 1100, del 1200. E sono proprio le città che nel giro di 2 ore di viaggio ti fanno vedere il trascorrere del tempo. E addirittura noi vediamo i dolci, vediamo il facimento delle mura, pietre facciariste, uno che guarda soprattutto chi ha appassionato di storia e di architettura, vede proprio là il passare del tempo, dei 50 anni, dei 100 anni, eccetera. Quindi ci dobbiamo, secondo me, riappropriare della soddisfazione di avere, perché una volta che abbia dato il centro storico, non solo era un curioso, ma era un signore, tra virgolette. Ora io so che i signori ci si nasce e non ci si diventa. Ecco, cerchiamo di diventare di nuovo signori come lo erano coloro che ci hanno lasciato questo patrimonio. Grazie. Questo è un momento estremamente tragico per la nostra nazione, ma il fatto che noi siamo riuniti qui in un contesto, io penso che la mediazione elettronica invece la comunicazione corretta. Io sono mi presento, Etruscologia Nuova, professor Signorelli. Metur sosteneva l'uomo che non muore mai. Faullo lo rammentava a Eferento, Axia, Ucla, Lucerna, centro sacrale della Lucumunia Prisca. La quercia testimonia quello che io sto dicendo, quindi Riede e Macchia Grande. Per quel che riguarda la città, la gliaccheria senza fine del 43, il bombardamento di Cassino e poi decine di città date scientemente oltraggiate. Pensate a Napoli, sta finendo la guerra, ormai è finita. Una sera santa chiara, tengo cor scuro scuro. Il monumento più bello dell'architettura francese, raso quasi al suolo. Per quel che riguarda Viterbo, non si può fare un discorso corretto se non organicamente il prima terremoto e dopo terremoto, cioè primo bombardamento e dopo bombardamento. In relazione a questo noi andiamo ad operare una visione corretta e non archeologica e non di revival, non di... no, proprio questo termino. Il rapporto della città medievale organica al territorio, inteso come agricoltura. Di quasi 1 miliardo stanziati sono arrivati 60 milioni in periferia. Guardate che mutazione antropologica della specie, senza offendere nessuno,
ma se l'uomo sta dalla mattina alla sera con le cuffiette, è chiaro che anche il rapporto uomo-donna è mediato da Viagra. Cioè noi stiamo andando verso posizioni estremamente deleterie. Quando una gioventù chiede continuamente aiuto e non ha interlocutori sensibili, questo è quello che stiamo andando incontro. Termino. Stultus dixit, Deus non esser. Grazie. Thank you.
prima si parlava di gentrificazione, anche la gentrificazione è un altro privilegio. Quale gentrificazione? Quella dell'espulsione o quella del miglioramento qualitativo del tessuto e delle motivazioni del tessuto? E anche questo non è semplice, perché si è visto altrove che tipo di gentrificazione è stata fatta, distinta. Quindi sono tutte sfide che io credo che debbano essere affrontate. Perché oggi bisogna anche vedere che cosa è il turismo, come si legge il turismo e soprattutto che reale incidenza può avere sulle vocazioni socio-economiche del territorio. Quindi ecco, io credo che sia veramente da apprezzare questa persona, da prendere al volo. Il comune, caro sindaco, dovrà approfittare di questo masterplan, di questi studiosi, mettili al lavoro, strappa loro la massima disponibilità. La scuola della facoltà di architettura della Sapienza è una scuola di grandissimo prestigio. Casualmente ho qualche insegnamento anche da voi, per cui mi sento anche di vivo da dentro piuttosto che da fuori, quindi credo che sia un'occasione nuova, che soprattutto venendo da un ambiente scientifico, culturale, e non dall'improvvisazione che purtroppo spesso proviene invece da una vis, da una volontà politica di buone intenzioni, ma non necessariamente sempre sorretta dalle competenze adeguate, io mi aspetto molto come cittadino da voi. E da voi. Grazie. Veniva dal fatto di partecipare, a conoscere profondamente, apprezzare.
commercializzazione, non c'entra niente. La commercializzazione è una cosa, la valorizzazione è un'altra. Valorizzare significa aggiungere valore, ovvero cercare il valore che è insito, che è intrinseco nel bene che noi possediamo, che ci deriva da qualcuno che ce l'ha lasciati in eredità, e saperli consegnare alle generazioni future i migliori di quelli che abbiamo. Ma consegniamo il tempo, come l'abbiamo pensato. L'unica strada che non conosco è fare il progetto. Grazie. Però era meno apprezzato, più credo.
aree della città hanno, prevedevano sempre questo punto che dalla parte di Flavio si prolungava a Lunga alle Tre. È chiaro che sono successi tanti, ormai non si può più fare riparare, la decisione di sbancare, di trasformare le aree musiche in una strada che prolungava porta Flavio alla Lunga, evidentemente ormai è lontano da riparare. Certo si poteva evitare magari il traffico di strutture difensive, certo si poteva evitare, certo si poteva evitare che ti faccia dire le cose di una via di aerei o meno di una via di aerei, insomma, in qualche modo nel verde sono altre delle attività improprie, diciamo, anche questo probabilmente ormai in qualche modo danneggiato le parti. Le mura, l'esempio ci viene mura. Della città possono essere invece circumenti. Faccio degli esempi banali, per esempio la manipolazione di altri piuttosto si sente la ceppa. Sono sicuramente un problema che può essere corretto. Chi sale dalla fronte fuori da parte della Valle Flavo verso il quartiere della Scarano, qualcuno ha deciso di diventare l'illuminazione pubblica e di diventare anche di alto gusto dal lato verso le mura, impedendo, diciamo, che percorrere, per esempio, quella strada, la visione del centro, che in quel tratto sono abbastanza, diciamo, rispetto all'immagine medievale. Sono cose che in qualche modo possono essere corrette. Mi auguro, per esempio, che l'attività di un video che fuori porta, diciamo, il grande, diciamo, di uno strano, non venga veramente incrementata. No, è difficile immaginare che l'attività di quella portata possa essere trasferita, però, in qualche modo, magari, si può tamponare. Ci sono poi altre emergenze che sono nate abusivamente lungo la via del pilastro, negli anni 50, negli anni 60. Magari si può anche trovare qualche soluzione per fare qualche rilevazione per il contenzioso straordinario. Grazie. Una città di terapia, insomma,
situazione di interesse, cioè per esempio questa storia che veniva rilevata sulle preoccupazioni di arte attorno ad alcuni dispositivi, cioè mi trovano parecchi orario che impediscono questa intervisibilità, un fatto molto, molto grave e che va assolutamente corretto. Ci sono delle correzioni che si possono fare con poco, cioè basta, delle volte come dire, basta togliere, ecco, qualche cosina e badare molto bene a quello che si aggiunge. Ma per rispondere al problema della comunicazione, io direi questo, cioè non c'è dubbio che intanto tutte le associazioni che fanno parte di una rete per la città, quindi non per la città di Viterbo, diventano degli interlocutori importantissimi in questo progetto. Studieremo le forme di collaborazione e di comunicazione all'interno, però, come dicevo prima io, cioè è importante stabilire un fatto, sempre importante stabilire un fatto, cioè la comunicazione e il passaggio delle idee non deve mai farci perdere di vista quali sono i ruoli che si svolgono dentro. Questo non lo dico perché voglio affermare un principio di autorità, voglio semplicemente confermare che esiste un rapporto di autorevolezza tra le persone che si scambiano, che è assolutamente reciproca, nella quale ognuno si prende la responsabilità rispetto alle sue competenze, alle sue attitudini, alle sue abilità, e l'interlocuzione è fondamentale, non c'è dubbio. E nessuno può pensare di partire da zero, restano sempre i miserabili quelli che credono di cominciare da se stessi. Io sono convinto che noi dobbiamo, come dire, portare anche dentro il nostro lavoro, che può in parte disfare qualche errore, per la testimonianza di una lavoro che parte prima da noi, di noi e che arriva anche lontano. Le generazioni che si aggiungono su quello che si fa e nel senso di verità servono ad attualizzare alcuni temi ed è importantissimo diciamo, coglierlo questo lavoro io che c'è intorno all'attenzione della città di Viterbo. Non dobbiamo dimenticare che però noi dobbiamo costruire un sistema gli interessi, ma in senso alto, che possono stare all'interno della città, devono trovare una loro significativa corrispondenza, perché ci sono molti, naturalmente, molte esigenze che si incrociano all'interno di un centro di città come questo. Cioè, il problema dell'accessibilità è uno dei problemi più gravi, noi lo sappiamo benissimo, uno dei problemi più gravi del centro storico, ma non si può pretendere di arrivare con la mano. Questo non si può. Cioè, si può. Prego. Thank you.
diciamo qual è il titolo di questa conferenza e quindi ci si può mettere in contatto, per i quali ci sono rapporti futuri. Poi anche noi ci saremo. È una mia amica, grazie. Ho capito, vabbè, va benissimo. No, non ha tolto niente a quello che volevo dire io. Il problema, il tema dell'amore della città e del piacere della città rimane, ci mancherebbe altro. Dobbiamo però migliorare il livello della gestibilità e migliorare anche il livello dell'intervenzione, perché ci può essere un modo di dire no e ci può essere un modo di dire sì. Questo è fondamentale. E noi la storia la utilizziamo, almeno in primo minuti, architetti, diciamo, la utilizzano non già per guardare il passato, ma per guardare il futuro. Questo è il punto. D'accordo? Se non ci sono altri interventi, grazie per lo sottolineo con il grazie a tutti. Grazie a tutti.